Erna, grazie di essere con noi, buonasera. Buonasera a voi, buonasera, ben trovata. Grazie per avermi ospitata. Quindi una domenica di grandi test, direi. Una bella domenica, si vede alla prova su più fronti. In Sicilia sicuramente una sfida per noi importantissima, così comunque quanto lo è quella di Ostia. Ecco, io ho detto che la Sicilia è un po' l'esempio di quasi tutto quello che non va in Italia, sbaglio? Diciamo che i toni si sono molto accesi ed è la dimostrazione di un sistema, anche per come sono state composte le liste e per come si sta proponendo ai siciliani, evidentemente sta mettendo in campo le sue ultime armi. Il Movimento 5 Stelle è molto trasparente, si è presentato. Io non dicevo però, non parlavo della campagna elettorale, proprio di quello che c'è, cioè degli sprechi, della gestione come se fosse roba nostra della finanza pubblica. Ma la campagna elettorale è un pochino lo specchio di come è stata gestita sotto il profilo amministrativo la regione siciliana. Quindi noi siamo lì portando un programma, una squadra che si vuole impegnare con proposte che sono ormai da 5 anni sul piatto, che riguardano le piccole e medie imprese, che riguardano i giovani, che riguardano le infrastrutture, e abbiamo dall'altra parte una serie di impresentabili che stanno affrontando il problema Sicilia come poltrone da spartire, come hanno sempre fatto, cercando di utilizzare anche questa campagna elettorale per interessi propri più che quelli dei siciliani. Quindi diciamo che è lo specchio della politica italiana e di come si intende portare avanti le amministrazioni del paese. Quindi mi sembra che il PD la dia per persa, no? La dia per persa, e neanche si impegni tanto. Insomma, c'è chi va a fare campagna elettorale per il PD in Sicilia, si brucia, tanto è vero che Renzi se n'è andato negli Stati Uniti. Ha abbandonato il suo candidato ed è andato a far visita ad Obama, ha abbandonato il treno con le sue tappe criticate ogni fermata, e quindi alla fine non ha detto più neanche dove sarebbe andato. Ha fatto bene, a mio avviso, ad allontanarsi da qualunque competizione, perché credo che sia il maggior responsabile anche della distruzione di un partito, che per quello che riguarda la tenuta democratica di un paese non è bella cosa vedere. Io non gioisco della disfatta del Partito Democratico, tremo davanti alla gestione così dissennata di un pezzo di storia, di un pezzo di elettori che si vedono costantemente traditi dalle azioni del PD e di Renzi in primis. Mi pare che Silvio Berlusconi abbia risposto proprio nelle ultime ore il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, ovviamente candidato premier per il Movimento 5 Stelle. Però è stata forte, insomma, l'uscita di Silvio Berlusconi. Chi vota il Movimento 5 Stelle è una persona che non ragiona, che non attesta. Lo ricordo ovviamente anche a beneficio dei nostri ascoltatori. Non riesco ad immaginare che voi mettiate una Sicilia solida nelle loro mani. 5 Stelle sono pauperisti e giustizialisti. Odiano gli imprenditori, i risparmiatori, il ceto medio. Ma io rimango un po' sorpresa non tanto dalle affermazioni di Berlusconi, quanto da chi ancora a queste affermazioni attribuisce un minimo di credibilità. Noi siamo l'esatto contrario di quello che il cavaliere, ormai un po' però caduto da cavallo, continua a sostenere, tanto è vero che chi ci vota fa un voto veramente ragionato, ed è questo quello che noi abbiamo continuato a chiedere in tutta la campagna elettorale che abbiamo fatto in Sicilia in maniera capillare con tutti gli esponenti del movimento, che veramente si sono hanno dato l'anima per portare ai siciliani proprio questo messaggio: ragionate con la vostra testa. Anche la sfrontatezza con la quale la classe politica di destra in maggior quantità si sta proponendo, come se fossero veramente impunibili, si presentano con personaggi impresentabili chiedendo il voto, smentendo di sapere chi siano questi personaggi, nonostante siano nelle liste che essi stessi portano i siciliani da votare. Io trovo veramente che il messaggio che sta arrivando dalla classe politica siciliana, in questo caso, ma faccio riferimento senza problemi a tutta la compagine di Nello Musumeci, sia un atto di sfregio nei confronti anche proprio dell'intelligenza e della voglia dei siciliani di dare una svolta alla propria terra. Io credo che questo l'abbiano capito, lo stanno dimostrando anche, non dico le piazze, ma proprio l'accoglienza che abbiamo avuto, la voglia di conoscerci, di guardarci negli occhi,
di capire che cosa il movimento può fare per loro. E guardate che segni importanti come quello della trazzera, che viene dimenticato perché ciò che di buono fa il movimento agli onori della cronaca di qualche minuto, poi se incappiamo in un tweet sfortunato del quale chiediamo scusa abbiamo gli onori delle prime pagine. Ma in un momento di grande difficoltà in Sicilia, quando noi abbiamo ripristinato una trazzera con i soldi dei nostri componenti dell'ARS, abbiamo fatto un'opera che lì è rimasta pieno beneficio di siciliani, senza chiedere nulla in cambio, per spirito di servizio, per senso di Stato. Io, scusi, ma questi giorni siamo stati molto attaccati anche per il nostro non rispetto delle istituzioni. Io ho un fortissimo rispetto delle istituzioni e vorrei essere rappresentata da istituzioni che meritano il mio rispetto. Ma teme il voto disgiunto, ad esempio? Perché su questo lei si è anche pronunciata, se non sbaglio, in un'intervista recente a Repubblica, dove non le ha mandate a dire tanto per cambiare anche al leader della Lega, insomma, perché tutto sommato quello che sta accadendo nel centrodestra, che si presenta compatto con la candidatura a governatore di Nello Musumeci, secondo voi, dal vostro punto di vista, è il microcosmo del poi di quello che potrebbe accadere alle politiche, no? La grande ammucchiata al fine di prendere voti per poi non sapere se sarà la stessa maggioranza votata a governare o se magicamente subito dopo daranno il via alle larghe intese PD Forza Italia, ma questo sotto il profilo nazionale. Il voto disgiunto è un rischio che la legge elettorale siciliana pone e che potrebbe rischiare di vedere un consenso verso Cancelleri e non un consiglio maggioritario che possa poi sostenerlo. Ma io so che Giancarlo, così come il Movimento, si propone con un programma che è a totale beneficio dei siciliani. Quindi io credo che poi sarà al momento della prova di un consiglio votare contro quelle che sono delle azioni a totale beneficio della terra che dicono di voler amministrare, ma sarà una responsabilità che dovranno assumere, ma questa volta guardando in faccia veramente sui fatti ciò che intendono fare per la propria terra, ciò che dicono che vorrebbero fare ma poi non hanno mai compiuto. Quindi io sono molto fiduciosa anche veramente del faro che noi chiediamo ai cittadini, una volta che abbiano scelto di metterci nelle istituzioni, di continuare a fare, che pone in luce anche le nostre difficoltà, ma che ci permette di continuare ad andare avanti mantenendo la barra che è quella che i cittadini ci indicano e non prendendo altre strade. Ma allora facciamo che vincete voi in Sicilia, no? Si parlava per esempio che non lo diciamo, però facciamo che vincete. Allora, c'è un sondaggio fantasma che però vi dà, così lo chiamano, che vi dà addirittura insomma primi rispetto anche allo stesso Musumeci, nonostante gli altri portino un testa a testa, insomma una percentuale di scarto veramente minima. Questo sondaggio vi porta vincitori. Però facciamo questa ipotesi. Allora, in Sicilia ci sono degli sprechi che sono incredibili, cioè come la finanza pubblica è diventata un ammortizzatore sociale di fatto con tutto quello che consegue, clientelismo, familismo, eccetera, eccetera. Voi vi impegnate proprio a distruggere questo sistema e eventualmente la distruzione di questo sistema, cioè le decine di migliaia di forestali, tanto per dire, ma non c'è solo quello, non creerebbe poi uno stato di tale tensione sociale che potrebbe essere addirittura un boomerang? Ma io credo che tutto debba essere incanalato nel solco della legalità. Qualunque situazione quello è legale perché si sono fatti le leggi apposta per farlo, no? Cioè, l'autonomia del Parlamento siciliano ha fatto sì che si potessero fare delle cose che altrove non sono permesse, non sono neanche concepibili. Speciale, però ci concede anche questa autonomia di riporre in origine alcune situazioni che se da illegali sono diventate legali per via di un'azione amministrativa truffaldina, consentiranno al movimento di ripristinare la legalità laddove ce n'è un'ovvia. Quindi ciao ai forestali, insomma. Loro, ma non è un ciao ai forestali, qualunque risorsa deve essere ben amministrata. Se c'è un esubero, ma questo è un pochino anche lo specchio di quello che abbiamo trovato su Roma, visto che parliamo di amministrazioni abbastanza complicate, laddove c'è un esubero e laddove c'è un comparto che è stato in qualche maniera saccheggiato, io lo vedo qui a Roma con quello che è stato il servizio giardini, che è stato ridotto a 300 unità quando Roma necessita di una quantità enorme
tutti giardinieri e chi tutela il verde, proprio perché è una città fortunatamente ricca di spazi verdi, dovranno essere in qualche maniera rimodulati. Io non credo che ci siano situazioni che debbano essere tout court distrutte, ma eventualmente riposizionate su quello che alla Sicilia serve. Se servono i forestali, verranno impiegati in maniera tale da evitare incendi o da evitare situazioni delle quali la Sicilia ha bisogno. Se servono in altri settori, sarà rimodulato quello che è l'organico. Se non servono o se ci sono delle assunzioni, ma questa sarà ovviamente una valutazione che non posso fare io e che non credo che sia stato a me deputata la possibilità di indicare a Cancelleri o al prossimo consiglio come adoperarsi, ma io so che c'è un progetto comunque che riguarda anche quella che è il grande spreco legato a tutta la gestione dei rifiuti. La Sicilia è una delle regioni che ha la minor raccolta differenziata e, come sappiamo, all'interno della gestione dei rifiuti, ma così come nella sanità, ci sono sacche di corruzione e di sprechi immense. Dirle dettagliatamente quali sono i passi partiranno inevitabilmente. Vabbè, lei dice questo è compito poi ovviamente di chi vince, crearsi una squadra potendolo fare, no? Che ci riposizioniamo nella legalità non è poi così scontato, perché io vedo anche... Ma questo paga, senatrice, nel senso, no? Tantissime volte noi abbiamo come interlocutori, per fortuna, i 5 Stelle, ovviamente lei più volte è intervenuta da noi e tante volte si apre il dibattito anche con gli ascoltatori, ovviamente pro e contro. Quasi sempre chi interviene del Movimento 5 Stelle tende a dire la legalità, la trasparenza, però poi certe cose non vengono notate, non vengono capite. Ora, a Roma si governa da più di un anno e mezzo abbondante. Sì, un anno e mezzo. In Sicilia volete governare per lanciarvi ovviamente poi alla guida del paese. Di fatto poi forse un po' di pragmatismo servirebbe? Questo sta facendo forse il centrodestra compatto in Sicilia e potrebbe fare anche a livello nazionale, portando via quei voti? Quello del centrodestra è un calcolo pragmatico, ma con finalità non credo legate direttamente alla legalità o al ripristino di una situazione di un paese che deve prepararsi a delle sfide importantissime. Il nostro è un pragmatismo quando abbiamo riscontrato che ciò che immaginavamo era una parte infinitesimale di quello che abbiamo trovato. Io te le dico che su Roma un anno e mezzo è servito per ricreare tutto un tessuto di bandi di gara, di concertazioni, di confronti, di tavoli di lavoro, a partire dalla Colari che oggi, anche con oggi o ieri, con il merito di aver avuto anche il favore dell'ANAC nelle nostre azioni, abbiamo fatto un contratto ponte che ci concede tra 18 mesi di andare a gara. Quella era una situazione gestita con una stretta di mano da 20 anni dalle amministrazioni. Io credo che... Ecco, questa è una cosa che secondo lei è stata capita e viene capita, perché magari inizialmente poteva essere letto, ma come, il Movimento 5 Stelle su Roma non era colui il quale aveva detto che Manlio Cerroni non avrebbe avuto più vita, no? Sostanzialmente, ma noi Colari e Manlio Cerroni. Sì, abbiamo fatto un accordo con il commissario per un contratto ponte di 18 mesi che ci permette di andare a gara e superare quella che era la stretta di mano con Manlio Cerroni di tutte le amministrazioni precedenti. Questo i cittadini lo capiscono quando poi continuano a vedere un cassonetto in più o in meno che non è stato svuotato nel modo giusto. Io non lo so, però gli dico che c'è anche una grande colpa di una... Si sono un po' arrabbiati i romani quando gli ha dato degli abitanti in Svizzera, no, senatrice? Sì, ma allora sì. Io se posso usare, scusate il termine, la vostra radio per dire che è stato un momento di sfogo da una cittadina, perché io poi sono anche felice di essere fondamentalmente solo una cittadina. Io ero andata a buttare il mio sacchetto di umido, ho incontrato una persona con un sacco molto voluminoso che al cassonetto ha cominciato a farmi delle critiche sulla gestione romana, e io gli ho detto: scusi, ma lei dentro quel sacco ha tutta differenziata, oppure se lo apriamo fossimo in Svizzera lei sarebbe passibile di una multa? E da lì mi è partito che sono salito a casa e ho detto: ma santo Dio, ma pensando dentro di me ci lamentiamo, però poi continuiamo anche noi romani ad agire in maniera tale che un pochino più difficile diventa l'azione di
risistemazione di tutta la situazione, ho scritto: ma scusate un po', ma prima erano tutti quanti in Svizzera, prima, lo so, mi partono i momenti anche non, era, non è stato ben sposo. Capito, anzi, al sì, contrario, insomma, si è creato un movimento. E ho trovato anche però persone che hanno detto giustamente, in molti ci lamentiamo, io capisco che le cose sono tante e sono tutte molto importanti, però le cose si stanno facendo. Roma ha 8.000 chilometri di strade, comprendo che non è visibile sotto il proprio appartamento il rifacimento della propria strada, però io cammino con la macchina, molte sono state fatte, si sta lavorando, il verde si è messo adesso a bando, ripeto, erano rimasti interni 300 giardinieri, questo perché? Perché venivano favoriti gli appalti esterni che sappiamo bene come erano poi gestiti. Io ci credo perché so che ognuno di noi si muove con lo spirito di fare del bene al proprio paese, alla propria città, alla propria regione, e ognuno di noi ha fatto tesoro di ogni piccola esperienza. Non siamo più gli inesperti, non siamo gli impreparati, siamo probabilmente fuori da un sistema che continua a combattere. Quindi dice che l'impreparazione è dovuta al fatto che, insomma, che la gente era abituata ad altro, e adesso che state rimettendo le cose a posto, insomma, si vorrebbe vedere più velocità, ma la velocità dipende anche dal ripristino della legalità. Ripristino della legalità ci porta, e poi la salutiamo direttamente ad Ostia, perché insomma, sì, là è stato, insomma, è l'esempio, no, di come, insomma, la mancanza grandi di legalità posso, ecco. Farete una chiusura in grande stile, peraltro, perché ci sarete tutti. Diciamo, i leader nazionali vanno in Sicilia, altrettanti leader nazionali però sono insieme al sindaco, insieme a chi si candida a governare la regione Lazio, no? Giusto? Tutti a Ostia. Assolutamente, crediamo che il 10° municipio sia un municipio molto importante. Ricordiamo che ogni municipio di Roma è una città. Eh sì, 250.000 abitanti, quello del 10°. Abitanti, quindi parliamo di situazioni importanti anche sotto il profilo capillare, che può sembrare in quanto municipio, ma che riguardano tantissime persone. Ostia, sono 2 anni ormai che è commissariata, ha vissuto credo il più brutto momento legato alla sua appartenenza romana. Là avete preso il 43,6%, insomma, quello è, un, sì, è una asticella, sì, assai alta, no, da raggiungere. Molto alta, molto alta, molto alta. Non dico che sarei felice di vederla ripetersi, se non aumentare. Se dovesse essere un pochino di meno, vuol dire che dovremo con più impegno dimostrare quanto siamo capaci di fare e quanto possiamo fare per Roma e per l'Italia. Questo in sostanzialmente sta rispondendo alla domanda, l'ultima che le faccio da parte mia, visto che non ho voluto, per motivi insomma anche scaramantici, pronunciarsi sull'eventuale vittoria in Sicilia, ma dovesse accadere che che a destra si vincesse sia in Sicilia che ad Ostia, come la mettereste a livello nazionale voi del Movimento 5 Stelle? Ma io credo che Ostia in più grande, perché Ostia poi non è tutto il 10° municipio, ma l'intero 10° municipio abbia della destra forse uno degli aspetti meno positivi, quindi non ho timore di un voto a destra e non ho timore della nostra capacità di aver dimostrato sia adesso che nei mesi passati, negli anni passati, quanto abbiamo fatto per quel municipio. Io non mi sento più di dividere questi partiti in destra e sinistra. Io credo che ci sia un movimento che vuole mettersi a disposizione del paese e ci siano dei partiti che abbiano ancora voglia di giocare a questa poltrona è mia e questa poltrona è tua. Questo non serve a nessuno e sarebbe bene che tutti ci rimettessimo in testa che è il momento di cambiare passo, ma di farlo in maniera seria. Quindi lascio ai vari comparti, Salvini, Forza Italia, Alfano, rimodulati in base alle loro esigenze, noi continuiamo da soli con il nostro obiettivo. Grazie senatrice. Buona serata.